Ciao a tutti ragazzi, qui è Archi vi parla e ce l'abbiamo fatta. Io e Zeus l'abbiamo un pochino sudata, ma siamo riusciti a completare questa, secondo me, fantastica partita. E da un pochino, come avete visto appunto dal video di ieri, che era un primissimo teaser, la cosa strana è stata questa. Io e Zeus già volevamo fare appunto una partita seria e The Giant era quasi in cima alla lista, eravamo molto tentati da fare questa mappa. Quindi abbiamo detto facciamo un game di pratica, soltanto per testare se la strategia funziona, se tutto quanto funziona veramente come si deve e come dovrebbe. Io stesso avevo provato a fare The Giant in passato, ma è un game magari così serio, come un 100 più per dire, e conoscevo bene la strategia, quindi ero praticamente preparato e sapevo fosse simile magari ad Ascension, quindi un giocatore principale, solitamente io, che sta girando e qualcun altro dentro magari un angolino lì che sta tranquillo, anche lui con le AT e mi può dare una mano, quindi è praticamente come giocare in singolo, stando un pochino più attenti e avendo un compagno che comunque può darci una mano. Per cui prima partita pronti comunque a restartare, diciamo, per il problema stamina po' deadshot, stamina fino al primo colpo e poi la partita è andata avanti
avanti molto tranquillamente. C'è stato forse tipo a un certo punto al round 20 un momento in cui siamo andati entrambi a terra, ma poi ci siamo ripresi molto velocemente e abbiamo continuato appunto la partita. Vi ricordo che questo appunto è stato giocato completamente no gum, infatti a fine partita c'è comunque il riepilogo per quanto riguarda la scritta Gabble Gum utilizzate 0 e quindi questo è attualmente, almeno per quanto sto registrando io e quando l'abbiamo giocato, quindi i primi di ottobre, oggi è l'11 di ottobre, world record in due giocatori round 114. Il world record precedente era 112 e devo ammettere che comunque per quanto sul momento sulla carta sembrasse praticamente battibile a occhi chiusi, ci siamo riusciti, ripeto, al primo tentativo e siamo stati secondo me molto fortunati perché ci sono stati alcuni a terra veramente drastici e molto pericolosi perché c'è stato un momento in cui io sono andato a terra e soltanto io avevo le scimmie inizialmente, né Zeus non le aveva assolutamente, quindi ho dovuto girare Infrastrum, è arrivato il red screen ed è riuscito comunque a sopravvivere e rianimarmi e salvare la partita. E questo è successo almeno altre due o tre volte, per cui abbiamo comunque rischiato e siamo stati molto molto fortunati, un po' meno alla fine con la terra definitivo, ma dopo tutte quelle fortune e quei save clutch allucinanti, a un certo punto un fail comunque doveva esserci e ci sta che fosse al 114, nonostante comunque noi volessimo arrivare al 115, che era a meno di 10 minuti di distanza, sarebbe stato un round dei cani, volevamo lasciare l'ultimo cane e andare in pausa e continuare il giorno dopo per fare possibilmente un 120 e distanziarci ancora un pochino di più dal world record, giusto per mettere una distanza leggermente più grande, anche se io sinceramente ero interessato soltanto a fare un'ottima partita, che fosse world record o no, generalmente non mi interessava. Zeus era un pochino più concentrato e specialmente voleva fare in modo che potesse durare un pochino di più. Lui diceva: "Non voglio che magari tra una settimana qualcuno riprova e ci batte il record." Siamo stati, ripeto, un pelino sfortunati per quanto riguarda gli ultimi round, ma siamo comunque contentissimi per quanto riguarda questa partita e come lui giustamente ha commentato sotto il video di ieri, la togliamo dalla lista, la prossima sarà qualcun'altra. Ancora non abbiamo deciso quale sarà la prossima mappa, non sappiamo neanche quando giocheremo questa partita. Sicuramente abbiamo intenzione di fare almeno qualche altra partita molto seria prima del lancio di Cold War. Siamo fortunati che in questo periodo io non ho gli esami perché ho passato il mio ultimo, lui sta lavorando soltanto i weekend e ha molto più tempo libero, quindi se dobbiamo giocare 2 o 3 giorni, che alla fine non è neanche troppo tempo, possiamo permettercelo. Per chi se lo stesse chiedendo, avete in descrizione il gameplay completo con anche tutte le pause diviso in tre parti. Sapete che sono 71 giga di registrazione e una volta renderizzate erano 52 giga, ci ho messo in circa 7 ore per renderizzare tutto e altre 4 per caricare tutto, nonostante io abbia una 100 mega e un PC molto potente adesso, per cui è stato un passaggio veramente molto molto complicato, ma ho anche appena mandato il gameplay a Zombie World Records e sto aspettando la conferma, anche se sono abbastanza sicuro che tutto vada bene. Ci sono stati soltanto un paio di volte alcuni problemi con l'Elgato, che purtroppo mi ha fatto perdere giusto qualche minuto di registrazione qua e là, ma nessun problema drastico che non sia stato possibile risolvere. Inoltre potete vedere anche i nostri metodi per fare pausa durante la partita intera. Uno era quello della Raygun, facendo uno zoppo alla finestra dopo averlo fatto respawnare con il teletrasporto, che è un vecchissimo metodo che Frenzy ha mostrato appena Black Ops 3 era uscito, e su The Giant è relativamente facile da fare grazie ai teletrasporti. Il problema comunque è che ogni tanto lo zombie respawnava sotto forma di cane, e inizialmente era un grosso problema. Siamo riusciti poi in futuro a fare anche respawnare un cane sotto forma di zombie, e si può fare. Il problema è zoppare appunto uno zombie alla finestra con una Raygun. L'abbiamo fatto al 77 e ci sono voluti 100 colpi, ci abbiamo riprovato al 105 con due Raygun intere e nulla ha funzionato, quindi in quel caso e anche nei casi in cui dovevamo andare a dormire e giocare al giorno dopo abbiamo preferito il sistema di disconnessione per cui Zeus quittava, io rimanevo in singolo, mettevo in pausa e in seguito lui poteva rientrare. È il metodo teoricamente più veloce e più sicuro, il problema è che il giocatore deve rientrare al round dopo e si trova senza munizioni, senza armi, senza punti, niente di niente, e si perdono magari 10-15 minuti per far rifare il setup al secondo giocatore, che non è pessimo perché alla fine ci sta contando che abbiamo fatto pausa per magari 16 ore o 24 ore, però è chiaro che comunque sia un pochino di tempo sprecato. Tutta la partita e la lobby è durata per circa 15 ore e mezza, ma di tempo giocato vi azzarderei dire piuttosto sulle 14 ore, perché un'ora è pausa di pausa per quanto riguarda la cena, molto tempo perso a fare pause piccole per andare in bagno da 5 minuti, e specialmente tanto tempo perso a cercare quelle dannate Raygun, di cui le ultime due completamente sprecate perché alla fine non ha funzionato, lo zombie non si è zoppato alla finestra, quindi Zeus ha detto: "Senti, io devo andare a mangiare, quitto e continuiamo dopo, mi rifarò il setup, non importa", e così appunto ha funzionato. Ripeto che sono veramente contentissimo di questa partita, averla fatta al primo colpo è qualcosa di veramente straordinario e incredibile per noi. Volevamo fare davvero soltanto un game di pratica e testare la strategia, magari arrivare al 50-60 e scaldarci per un game successivo nei prossimi giorni, invece abbiamo deciso di continuare ed è stata la scelta assolutamente corretta. Questo, ripeto, è il world record, è una cosa veramente strana e incredibile, una sensazione particolare battere il world record. Non c'è stata neanche una reazione magari così assurda dal mettersi a urlare e dire: "Oh mio Dio ragazzi, world record assurdo!"
assurdo fortissimi, è stato piuttosto un cavolo, siamo riusciti a fare un record e siamo riusciti finalmente io e Zeus dopo tanti anni a fare davvero una partita seria e pesante, perché noi tantissimo tempo fa volevamo fare game del genere, ma chiaramente con la scuola, con altri impegni e altre cose è sempre stato complicato, è sempre difficile fare un game del genere, nonostante appunto non fosse qualcosa di allucinante, erano 14 ore di partita spalmate su 2 giorni, nulla di assurdo, ma mai avevamo fatto un game del genere, specialmente su Black Ops 3, e questo penso sia il mio primissimo e unico 100 più in 2, e la cosa è molto strana, specialmente per il metodo delle pause che rende tutto molto molto più tranquillo e molto più semplice, ve lo assicuro, vi invito a provarlo, di ora soltanto il sistema di disconnessione e riconnessione con l'host, o anche la pausa con lo zombie alla finestra che potete zoppare con una Raygun, che fino al 70-80 è abbastanza tranquillo. Diciamo che è molto strano tornare a giocare dopo magari un'ora che avete cenato con molta calma, avete preparato da mangiare, avete mangiato, siete tornati a sedervi, o anche soltanto che siete andati a dormire, avete fatto altre cose per cui eravate impegnati, potete tornare a giocare anche 16 ore dopo se non vi ha disconnesso, noi su questo siamo stati fortunati, e potete tranquillamente tornare a giocare come se nulla fosse, ma siete ancora al round 80, 90 o 100, quindi soltanto questione di un attimo riabituarsi al fatto che siete comunque a un round abbastanza alto, quindi il round parte subito, gli zombie non aspettano che voi vi scaldiate, però tutto quanto è molto tranquillo perché siete già a round così alto, non c'è bisogno di rifarsi il setup ogni volta e tutto quanto, si riprende a giocare praticamente subito ed è veramente fantastico tornare a giocare e vedere che sei ancora comunque al 105, al 106, roba del genere, è stato veramente molto molto bello e sicuramente vogliamo rifarlo. La stanchezza non ci ha veramente distrutto, nonostante stessi dicendo a Zeus che specialmente io dopo 2 giorni interi a girare e Vegeta non è proprio tranquillissima per girare qua al centro, mi iniziano a fare un pochino male le mani, ma poi io gioco anche in claw per essere molto più veloce, molto più preciso, avere più cambi d'arma, non è sicuramente la scelta migliore, ma funziona molto molto bene. Ed erano soltanto in realtà 14 ore su 2 giorni, spalmate tra pomeriggio e sera, solitamente 4 ore e mezza, 5 ore di partita al pomeriggio e altre 2 o 3 la sera, quindi neanche troppo pesante. Dopo un po' però ci si stanca, neanche troppa voglia di andare magari a dormire o riposarsi, questione che è pesante comunque dopo un po' fare round, che inizia a durare 15-20, verso la fine 25-26 minuti. E quello è un pochino almeno per me il punto di rottura, per molti game che ho fatto anche in singolo, tipo il 126 su Ascension NoAT o il 135 su Shadows Classic Gam, quando i round vanno sopra i 20-25 minuti è molto molto pesante. Qua siamo in due, quindi è più comodo avere una seconda persona che con le AT può fare tante uccisioni, può darmi una mano e può ovviamente farmi compagnia nonostante io avessi tantissima musica di sottofondo per aiutarmi, però comunque quando i round sono così lunghi, la cosa che a me piace di più di zombie, che è la progressione specialmente dei round, quando ogni volta per fare soltanto un round ci vogliono 25 minuti, mezz'ora, quindi in un'ora possiamo fare 2-3 round se proprio va benissimo, nonostante magari ogni tanto ci siano i round dei cani che è praticamente un round istantaneo, inizia a diventare molto pesante e non c'è più quel divertimento di dire ho fatto un round in più, ancora un round in più, quindi siamo al 100, 105, 110, 120, lì la pazienza e la forza di volontà iniziano a farsi sentire veramente tantissimo. Qui ragazzi non ho praticamente più niente da dire, se volete altre informazioni sulla partita vi invito appunto nuovamente a darci un'occhiata al gameplay intero, metterò in descrizione anche il link alla classifica di Zombie World Records che spero presto potranno aggiornare, nonostante 15 ore e qualcosa in più di partita siano lunghe da poter visionare e valutare, però spero possano farlo in un tempo abbastanza breve e spero possano appunto aggiornare con il nostro nome, che sarà una cosa molto particolare e come ho detto altre volte vedere magari italiani in top, non per forza che sia io ma generalmente noi che siamo secondo me comunque degli ottimi giocatori, ma occupiamo poche magari classifiche, di più siamo magari nelle first room o robe del genere e pochi sono gli italiani che si sono dedicati a round molto pesanti, e anche il nostro che in realtà è in no gam, non è per dire la classifica più competitiva di tutte, ma Zeus specialmente se gli chiedi di usare delle gam ti sputa in faccia da 600 km di distanza, e secondo me è un pochino meglio l'assenza di gam, rende il game meno casuale perché non c'è più la questione del corri a fare gam, ritorna qua e di là, e soltanto gioca, vai tranquillo e vai avanti, atti, wonder weapon, round speciali, stare attenti a non morire, si va avanti in questo modo. Se avete alcune domande riguardante la partita cercherò magari di rispondere qui sotto nei commenti se siete curiosi per certe informazioni o anche per spiegare meglio magari le strategie e i metodi che abbiamo utilizzato, sono molto disponibile e molto contento di rispondere alle vostre domande. Il video quindi si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, trovate in descrizione come detto prima il link alla partita intera, trovate anche i miei social che vi invito a seguire tra cui Instagram, Twitch, vi invito a aggiornare il canale Discord, vi invito a seguirmi anche qua su YouTube, noi ci vediamo come sempre, un prossimo video, un abbraccio, Ala!